ora 9:30. Dopo una decina di clienti che mi sento di definire normali e che non aggiungono niente alla mia giornata, vediamo il sordo arrivare. Cammina un po' trassognato dall'altra parte della strada, ma uno sguardo appena più attento non sfugge come sia diretto verso la nostra entrata. Da dietro al banco c'è una specie di fuggi-fuggi. Lui continua quello che ora è un avvicinamento col suo passo tacco punta e io, che non ho la prontezza degli altri, decido alla fine di immolarmi, sorridente banconiere sacrificale. Il sordo, come lo chiamiamo, in realtà non sappiamo se sia davvero sordo e questo complica un po' con le cose nei nostri rapporti. È un signore di altezza media, sulla sessantina, con spessissime lenti da miope e manine piccole, paffute e arrossate da qualcosa come una psoriasi. È di una qualche regione del sud Italia, ma il suo accento è ora solo genericamente meridionale, probabilmente perché è trapiantato qui da tempo immemore. Il soprannome gli viene dal fatto che non risponde sempre a tono alle domande. O meglio, alcune rare volte risponde a tono, a volte replica in maniera sibillina, a volte risponde parlando d'altro e a volte non risponde affatto, limitandosi a fissare le labbra dell'interlocutore con grande attenzione e quella che sembra una consapevole rassegnazione. Essendo quest'ultima manifestazione la più comune, è stato soprannominato appunto il sordo. Forse si sarebbe potuto chiamarlo l'oracolo o il profeta o il merda, ma il soprannome non l'ho scelto io. Il sordo esordisce borbottando: buongiorno! Parto subito male facendo una domanda, ma a pensarci non è per nulla facile vendere qualcosa senza fare domande. Buongiorno, sapeva già o le posso suggerire io? Segue immediatamente un primo silenzio imbarazzato. Il sordo guarda il banco, poi mi guarda un po' la bocca, poi si concentra nuovamente sulla distesa di creature marine. Resto appoggiato al bancone, leggermente sporto in avanti, come se fossi io il sordo, in attesa di una sua parola che però non arriva. Dopo un minuto buono il sordo riemerge dalle sue nebbie, fissa lo sguardo su una porzione di banco e chiede: belle queste triglie però, fresche sono? Mi riprendo e attacco, ma più mi concentro sul non fare domande e più sbaglio. Belle, vero? Voleva triglie di scoglio o triglie di fango? Freschissime entrambe comunque. Segue un secondo silenzio imbarazzato. Il sordo guarda un po' le triglie di fango e poi un po' quelle di scoglio. Non ruota il capo semplicemente, ma muove tutto il corpo ruotando sui tacchi, un po' a destra e un po' a sinistra, come una torretta contraerea. Poi, indeciso, mi guarda ancora un po' la bocca. Mi viene involontariamente da passarmi la lingua sui denti, perché di certo devo avere mezzo etto di spinaci incastrati tra gli incisivi. Poi il nostro si fissa nuovamente sul banco e sbuffa. Quindi tra di noi è di nuovo silenzio. Scandisco bene le parole e salendo di un'ottava declamo: le triglie di fango sono più piccoline, buone da fritto ed economiche, sono 8,90 al chilo, mentre quelle di scoglio sono 27,50, però guardi che grandi. Lo sapeva che si narra che l'imperatore Tiberio ricevette in dono una triglia di quasi 2,5 kg e la vendette all'asta al cuoco Apicio per 5.000 sesterzi? Pensi che 1.000 sesterzi erano la paga annua di un legionario? Il sordo si ridesta: di scoglio due ne prendo. Prendo dal ghiaccio due triglie simili per taglia, le peso, batto il prezzo, le appoggio sul banco da taglio e girato di spalle faccio l'ennesima domanda sconfortato. Gliele pulisco? Il sordo dà fiato subito alla bocca. Bene, molto bene. Io però resto interdetto. Avrà voluto dire che gliele devo pulire molto bene o che era felice per la mia profferta? Ci provo. Gliele squamo anche o le deve fare la piastra per caso? Segue un terzo silenzio. Mi volto e lo guardo, ma non ha espressione e non tradisce alcun sentimento, solo mi guarda la bocca attento. Provo a cambiare domanda, da girarlo, magari avrò ugualmente la risposta che cerco. Come le deve fare le triglie? Niente, un lapillo del Mongibello, un muretto a secco del tavoliere, un asciuttissimo sasso di matera immobile sotto il sole delle mie domande. Mi volto deciso a squamare ed eviscerare quando il sordo mi illude bofonchiando qualcosa di articolato del quale intuisco solo prova freddo assai qua dentro. Prendo l'iniziativa e preparo le triglie come dico io. Tolgo branchie, squame, intestini, taglio le pinne pettorali, gratto perfino sotto la spina dorsale dove decorre il rene. Incarto il pesce, lo insacchetto e appoggio il pacchetto vicino alla bilancia. Ormai la mia è una missione. Aveva bisogno d'altro? Il sordo fa mezzo passo indietro e mi guarda sospettoso come se lo avessi scoperto. Mette la mano destra nella tasca del cappottino e ne toglie un foglietto di carta quadrettata e declama: due drighi di scoglio, due etti di gorgonzola dolce, quattro mele fuggi, due lugganiche senza aglio e due chop de pan, morbido mi raccomando. Poi rimette il foglietto in tasca e chiede quasi gridando: quant'è? Premo cancelletto e il numero corrispondente al mio operatore sulla bilancia. 11,24 dice il display. 11 gli dico, sporgendogli la borsetta. E lui mi chiede: se scherzi?
Lo guardo in faccia, ma è serissimo e ha tirato fuori il bancomat. Il merda paga, raccatta la sportina e se ne va a vendere la sua pazzia da qualche altra parte.